che poi mi esce dal ricordo, soprattutto buongiorno, buonasera, sì. Una cosa devo dire, qua di lei che è stato l'autore di uno splendido libro da giovane, e poi c'è un lungo silenzio, quasi 25 anni e più, che lui non fa niente, cioè non fa niente dal punto di vista narrativo. In realtà era un uomo che impegnato culturalmente e politicamente, cioè dal 1945, praticamente dopo la guerra, fino al 72, lui ha diretto il Nuovo Corriere, poi le pagine letterarie della Nazione, lo sappiamo, ma dal punto di vista suo di lavoro sembrava l'autore solo del Conservatorio. Questo per dire che quando io nel 65 chiesi di conoscere Bilenchi, lo chiesi a Luigi Baldacci, io andai a trovare Bilenchi soprattutto perché aveva conosciuto Rada, io mi stavo laureando su un cargo di Rada, e Romano Bilenchi aveva vissuto quel periodo di risorgimento fiorentino che Barlume, insomma, di grande interesse, nei tempi intorno al gabinetto di Essieri, alle Giubbe Rosse, il caffè di riferimento, che è praticamente prima della guerra fino alla guerra, dove ci ricordò quando il direttore del gabinetto di Essieri era Eugenio Montale, e intorno a Montale Gatta, che viveva a Firenze, e poi anche ovviamente Randolfi, Piero Santi, Dalla Piccola, e Bonsanti, che poi diventerà direttore lui di Essieri. Ecco, io ho vissuto un po' quella Firenze ai margini, alla fine, con Luzzi e con altri, e con Bonsanti, che era allora. Quindi sono andato a trovare Bilenchi, che era come dire andare a trovare un autore morto, che non pubblicava più, un autore che aveva pubblicato da giovane questo libro e non scriveva più. E ho trovato un uomo divertentissimo, era sdraiato come se fosse moribondo, ma appena siamo entrati io e Baldacci, è come rinato, cioè lui viveva a contatto con le persone. Io non vorrei essere stato mai Maria, quanto deve aver sofferto la Maria, che poi ho conosciuto bene anche, perché naturalmente riversava tutta la sua nevrosi sulla sua moglie, che lo accudiva con un grande amore, e naturalmente questa è stata la mia prima conoscenza, il grande divertimento è tutto quello che mi raccontò, e che ora non posso naturalmente dire, su Carlo Emilio Gatta, che ancora oggi mi fa ridere, che mi è servito. Poi sono diventato direttore editoriale della Garzanti e sono venuto a sapere da Contini, che era stato il mio professore, che Romano aveva scritto un nuovo libro che si chiamava Il Bottone di Stranigrano, ma questo l'ho saputo dopo. Stava scrivendo un nuovo libro. Allora io mi sono fatto vivo, tanti anni, dal 66, se non ricordo, alla fine degli anni 70, e vado a trovarlo e gli dico: sono il direttore editoriale della Garzanti, pubblica con Garzanti. E lui mi disse: mi dispiace, e l'ho già data da Valdecchi per fedeltà a Papaloni. Ma io dicevo: ma guarda che la Valdecchi sta fallendo, sta chiudendo, infatti dopo 2 anni fallì e tutto il catalogo Valdecchi passò alla Mondadori. Ma lui era di una fedeltà e poi di una sciatteria nei riguardi naturalmente dei suoi interessi, perché oltretutto, e qui poi dopo passo la parola, lui era anche molto amico di Erich Linder. Ora nessuno sa più chi è Erich Linder, però Erich Linder ai tempi miei editoriali, quella scheda che mi riguarda l'ha un po' aggiornata perché io non insegno più molto. ai miei tempi Erich Linder era un ebreo di origine austriaca che era venuto in Italia nel 38, e poi naturalmente si era dovuto nascondere per l'arrivo del nazismo. Chi l'aveva naturalmente a Firenze aiutato a nascondersi era Romano Bilenchi, che aveva nascosto in casa sua in una cantina, e queste cose me le aveva raccontate Romano Bilenchi. E ogni volta che andavo trovando mi raccontavo con momenti di storia, anche molto inventata. Ma davvero poi venivo a Eric queste cose che mi diceva: beh, ci ha messo un po' di suo, ma però giustamente è vero. Però lui poteva sentirsi di Eric Linder, perché Eric Linder l'avrebbe naturalmente posizionato meglio, perché il Bottone di Stalingrado ha avuto successo anche perché fu molto discusso e criticato.
criticato soprattutto dalla sinistra, ma è molto anche amato, ma era un successo di tipo letterario, di tipo, un successo di tipo critico, dal punto di vista di due edizioni, sì, ma insomma, fu, come sempre sbagliò i tempi. Poi nel 1980 diventai direttore editoriale della Rizzoli, allora dopo lo recuperai e non voglio poi niente, pubblicò naturalmente Il Gelo. Ecco, dal Gelo, che pubblicò intorno agli anni 80, 82, prima i precedenti, sono passati 20 anni. Quindi lui maturava dentro, sì, c'erano amici, c'erano tanti suoi interventi, ma dal punto di vista narrativa c'è questa esplosione, diciamo, giovanile, con il bellissimo conservatorio, e poi la trilogia stupenda che tutti conosciamo. Ecco, a questo punto io interrompo, perché sennò posso parlare anche delle ore, ma insomma, le passo la parola a chi?